Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora, come sempre. Finalmente oggi sono entrato in possesso di dell'albo di cui vi ho parlato in precedenti video, cioè del bellissimo Tex, l'uomo dalle pistole d'oro. Ecco qua, guardate che meraviglia, la costina, il retro, è veramente un qualcosa di eccezionale. Io l'ho aspettato con trepidazione, finalmente ne sono entrato in possesso e l'ho letto in 20 minuti. Guardate, l'ho divorato praticamente. Ecco, siamo di fronte veramente a qualcosa di bello. Un albo ben scritto e ancora meglio ben disegnato. E gli autori sono, mentre vi mostro innanzitutto, aprendo subito quello che vi si presenta nello sfogliare quest'albo, dei disegni eccezionali. Vi mostro la prima tavola. Dicevo, gli autori sono, vabbè, il nostro Pasquale Ruju, che non è nuovo sulle pagine di Tex, e i disegni di tale R.M. Ghera, che in realtà, come posso vedere dalla descrizione che si fa a fine albo, diciamo, degli autori, trattasi di Rajko Milosevic Ghera, che è un artista nativo di Belgrado, che però attualmente vive in Spagna ed è un artista di fama, diciamo, internazionale, che si è cimentato anche lui col nostro Ranger del Texas. I colori bellissimi sono di Giulia Brusco. E per quanto riguarda la storia, ancora una volta, siamo di fronte a un qualcosa che ha a che vedere con il passato di Carson, che ultimamente sta diventando sempre più protagonista, diciamo, delle storie di Tex. In questo caso, tra l'altro, la cosa che mi ha colpito tantissimo è la rappresentazione di Carson che dà Ghera. Cioè, Carson, adesso vi mostro alcune immagini. A parte Tex, che guardate, veramente questo disegnatore mi ha molto colpito. Io di solito preferisco sempre i disegnatori dal tratto pulito, insomma, delineato come vi ho spiegato nei precedenti video. Però devo ammettere che questo disegnatore, che non ha proprio il tratto pulitissimo, ma leggermente schizzato, mi ha colpito tanti, è veramente bravo, è bravissimo. La storia è molto bella, non fosse per il titolo L'uomo dalle pistole d'oro, da queste bellissime pistole d'oro, e non vi racconto la storia perché sennò perderete, diciamo, il piacere di leggerla. Beh, vi posso però mostrare alcune tavole in cui, per farvi capire come viene raffigurato Carson, ma non un Carson giovane, il Carson attuale, il nostro kit attuale. Vedete qui? Questo è Carson. Non sembrerebbe quasi neanche lui, ma è veramente un qualcosa di eccezionale. Guardate, ve ne mostro ancora. Ecco qui, Carson, vedete? Che spara con le coltri che vomitano fuoco insieme a Tex. Ma quello che mi ha colpito per l'appunto è la rappresentazione proprio che Ghera dà del nostro Kit Carson. Diciamo, la casacca di Carson è impressionante. Diciamo, è disegnata in maniera tale che si capisce che finalmente che è un qualcosa, cioè una giacca in pelle con le frange, mentre solitamente non è molto, diciamo, anche nei famosi disegni di Gallup, non è che uno si rendeva conto che magari potesse essere. Ma in un qualcosa in daino, che ne so, con tutte le frange, no? Invece, in questi disegni, secondo me, per la prima volta in maniera precisa, viene rappresentato, diciamo, l'abbigliamento del nostro Kit Carson. Anche Tex è, diciamo,
ben rappresentato da Ghera. Io veramente questo disegnatore dell'ex Jugoslavia mi ha colpito, serbo, mi ha colpito tantissimo. Guardate, io vi consiglio assolutamente di acquistare quest'albo. Cioè, io lo dico sempre, è qualcosa di imperdibile, ma lo è veramente. Diciamo, io ve ne consiglio vivamente l'acquisto, non me ne pentirete, anche se sono 8,90 euro, ma chi se ne importa. Ecco, guardate ancora dietro. I due Rangers al galoppo, armi in pugno, e vi mostro ancora la cover con l'uomo dalle pistole d'oro. Detto questo, che cosa posso aggiungere? Non ho niente da aggiungere, nel senso che la storia è come sempre su 40-46 pagine di storia, perché è un albo, diciamo, come alla francese, quindi ci sono, 40, mi sembra, se non vado errato, 46 tavole, però posso sbagliarmi. In totale sono 52 pagine, 52, 53 pagine, però diciamo la storia credo che si aggiri sulle 46 tavole. E detto questo, che non ho veramente nient'altro da aggiungere, perché l'albo va acquistato, è letto e collezionato come una reliquia. A questo punto il vostro umile cronista vi saluta e vi dà appuntamento per il prossimo video, sperando sempre nella vostra pazienza nel seguirlo e nell'ascoltarlo, che non è cosa da poco. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Alla prossima!